Salve, ce ne sono Jack, Jimmy Knowledge e benvenuti nel video 22 della mia run di Red Dead Redemption 2. Siamo pronti questa volta. A partire con la quest del treno. Bella questa musica in sottofondo. Peccato che è finita. Ok. Ma questo non è. Infatti non era John. Prima di continuare voglio ricordare che noi una parte di questa serie di queste non l'abbiamo fatta. Boh, perché il carro sono andati a prenderli loro. Ma poi questa è la quest del treno oppure no? Boh. Ah, siamo inglesi. Questo è un coglione, ma tutti i coglioni qua sono. Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. No. Ah, ok, questo è il carro rubato. Che l'hanno portato qui. Ora da qui lo porteremo nel treno. Ok. Compare me to that oily toad again. You're a dead man. Fair enough. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right, then. It's on. Charles? I'm ready. Let's go earn some money. Ah, ok. Ah, ok, iniziamo bene. Devo andare dritto che c'è la strada. Allora, facciamo così, guardiamo la mappa così capiamo. Oh. Allora, ah, ok, devo andare qua. Ah. Ok, dovremmo farcela. Oh, merda no! Fanculo. Ma fanculo. Drive on the road. No, perché devo perdere tempo? No, 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 no. Madonna, non hanno nemmeno pensato a che frase scrivere.
Il carro non è stato posizionato in tempo, ma se stavo accorciando di gran lunga la strada. Oh mio Dio, dobbiamo seguire la strada in maniera religiosa perché poi dovrà succedere qualcosa di scriptato. Un'altra missione di merda schifosa, tutta guidata, in cui non abbiamo nessuna scelta. Che noia. Chissà quale cose incredibilmente sorprendenti ci capiteranno nella strada. Anzi, dovrei dire, wow, dobbiamo seguire la strada, sicuramente sarà facilissimo e non ci sarà nessun imprevisto. Palle. Cioè, ma spiegatemi una cosa. Ok, praticamente sto per fallire di nuovo la missione. Cioè, ma come cazzo dovrei fare io a capire che devo girare? Allora, se prendo dritto, la missione fallisce. Che schifo, ok? Che schifo. Se seguo la strada, nessuno mi dice qual è la strada giusta, quindi finisco per andare nella strada sbagliata. Boh. You're a funny fella, John Marston. Fanculo. Old folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick, and fondling that new scar, like you're gonna buy a breakfast in the morning. You don't know what you're talking about. What are you doing? Get on the road. Stay close on this. Affanculo. Watch you getting scratched by a squirrel or something. You really want it, it's lost the horse. Ah, un'altra quest è noiosissima. Il carro è stato distrutto. Ok, si riparte. Forse dovrebbe essere questa in realtà la strada giusta? Ok. Proviamo. Vabbè. Cioè, capire il motivo per cui è fallita la missione la prima volta, quasi impossibile. Almost impossible. Madonna che stronzata questa. Al massimo dovevi metterti più avanti, no qua. Che cazzata. Sì, vabbè, ma come fa a frenare così in una curva sola? Ma che minchia te? Faster. All yours.
Ma perché compare? Ah, il bianco indica un alleato. Madonna, di qua non entra. Oh mio Dio, ma perché questo gioco fa così schifo? Ma vi rendete conto quando sono programmate male le missioni? Non posso entrare di là, non si capisce un cazzo. Ah. Troppo difficile questa quest per me. È troppo difficile immaginare quello che gli sviluppatori hanno pensato che dovessi fare. Ok, rimaniamo qua. Esci Big Money. You fucking moron. No. Ah, cosa posso fare per fallire la missione? Ok, sono riuscito a fallire la missione, fortunatamente. Ci ho premuto triangolo per curiosità, stiamo rapinando tutti? Premo triangolo per fare rapina io nel mezzo di tutte le altre rapine e mi abbassa l'onore. Che schifo. Ok, rivediamoci di nuovo questa scena patetica. Iniziamo a minacciarlo fin da ora. Poi che arma ho? Non posso cambiare arma, magari un fucile a pompa, per sbaglio ammazzo tutti con un colpo. Money, money, pay. Tu pagare. Ok, picchiamo donna. Uscire soldi tu. Ecco. Signore e signori, questa è una rapina. Tu uscire soldi. Bravo. Ho la borsa, ho la vita. Sì, ok. Avanti, idiota, cammina. Ora puoi? Che cosa? Ah, ok. Adesso il Dead Eye è diventato utile. Prima sparava a caso proiettili. In qualsiasi punto tu toccassi. Toccassi, insomma, col mirino il bersaglio. Ora puoi mirare tu. You're a fucking idiot. Niente, non posso lottare.
Oro. Ah, piccolo sacchetto di gioielli. Fede, cos'è? Ah. Sì. Come no? Idioti. Vabbè, sono comunque pochi. Oh! No! Ok! Allora, come funziona? Pam! Bom! Sbam! E sboom! Ma che? Che schifo! Vabbè. Dove cazzo? Ah, eccolo. Luttiamo! Luttiamo, è l'unica cosa importante! Cavallino! Sono in sella, gioco di merda! Che devo fare? Boh. Vabbè, devo ucciderli. Allora, vediamo un po'. Madò. Niente. Ma che cazzo? Ma... Ok. Affanculo, io lutto. Gioco stupido. Ma perché ho preso la pistola? Vediamo, siamo tipo circondati. Altro loot, yeah. Ma chi è? Vabbè, meglio ricominciare, non si capiva niente. Almeno cerchiamo di fare la quest in maniera normale, tipo. Ok. Sono
Sono spariti tutti, non possiamo più lottare. Ok, quindi? Ma come ha ricercato Arthur Morgan? Sfugge alla legge. Mi sto chiedendo se la taglia me la dava in automatico a prescindere perché ho fatto la quest, oppure se potevo evitare che mi desse la taglia, boh. Turned up real fast. I don't know. I don't think so. I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. $1.500. Ma dove li ho presi? Ah. Le queste si fanno sempre più noiose una dopo l'altra. Cazzo, abbiamo rapinato un treno. Come faccio a dire che era noioso? Non funzionava niente, succedevano tutte cose a caso. Non potevo fare niente nel gioco. Ah, quindi quello mi conta come un ostacolo. Allora, quello, poi una pietra. No, non l'ha saltata la pietra. Ok, bravo. Ma dove cazzo è? Ah, proprio a Valentine. Vabbè, faccio prima col cavallo che è usando il viaggio rapido. Bersagliati molto redditizi. Per aprire un treno puoi salirci quando è fermo o saltarci su da cavallo. Ah, ma sono ricercato o no? Boh, vabbè. $125. Ah, ma perché ho fatto la rapina qua? Ora ho la taglia da $125. Boh, forse potevo fare la quest in maniera migliore. Sì, per saltare su un treno in corsa e prendersi una nuova taglia e anche un cazzo nel culo. Premi X. Premi quadrato. No, preferisco di no. Non ho bisogno di far aumentare la taglia sulla testa e rendere il mio gioco un inferno, senza motivo. Allora, salviamo. Un giorno capirò cos'è quel segnale tipo strano che compare il rosso dove abbiamo l'energia là, dove ci sono i nuclei, i cerchietti. Forse è lo stomaco. Tipo che abbiamo fame e dobbiamo mangiare. Potrebbe essere quello. Mi secca a cercarlo, tanto poi nei tutorial trovi cose a caso che non c'entrano niente. Ah. Fast. Lucky you. So you just lazing about, or you got any leads? Got something. See them? Sure.
Well, you see yourself as a shepherd now. Ah, ora dobbiamo rapire le pecore. Ecco. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money. It'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. È il suo talento a dire cose. Century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. We ain't long for it. And that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. Where are we going? Ma scusa, ma quindi il primo Red Dead Redemption con John è ambientato addirittura dopo. Ma perciò la criminalità non esiste su Red Dead Redemption 1. Visto che qua dicono ormai siamo gli ultimi, quindi nel primo... Boh, vabbè. Io sto camminando, tu cosa stai facendo? È comparso di nuovo il segnetto rosso in basso a sinistra. Wow, c'è un palo per legare il cavallo. Grazie della spiegazione. Grazie della libertà. Devo per forza mettere il cavallo qua. Che il mio cavallo, siccome non abbiamo nessuna confidenza, scappa da solo. Ok. E se non avessi soldi? Ma che schifo, io non me lo compro. Ma scusa, se non avevo soldi come facevo a fare sta cosa? Tu... Madonna santa. Premo R2 però non gli spara. Nazione. Ma che cazzo, se non avevo soldi come facevo? Ma che fastidio. Ma che è? Ah, il banco per migliorare. Non posso rapinarlo. Cioè, ma spiegatemi come cazzo dovrei fare se non avessi soldi. Sbadiglio! L'unica soluzione credo sia sbadigliare, continuare a sbadigliare e annoiarsi a morte. Allora, guarda, sono sincero. Ci sono giochi molto più noiosi che andando avanti, cioè che proprio senti di stare facendo delle cose inutili. Qua no, qua insomma, lo percepisco che la trama sta andando avanti lentamente, però è comunque noioso. Ed è pieno di cose fastidiose. Ah, salve commerciante, ho bisogno di un fucile. Potrei non avere i soldi per comprarlo, però siccome la quest è così, lo comprerò comunque. No. Zero. Che... No, ma dai, questa è la cosa più patetica. Cioè, l'ho pensato, forse costa zero. Ma ho detto no, troppo patetico, non è possibile che durante la quest mi mettono a zero il prezzo di un'arma.
Ridicolo. Cioè, non potevi, non poteva darmi ragione in automatico. Che vergogna, ma che vergogna. Vergogna, mi ha fatto andare nell'armaiolo e mi ha dato l'arma gratis. Viva il realismo! Molto, molto realistico, sì. Soprattutto proprio le quest hanno il massimo del realismo. Open world in cui si perde solo tempo a cazzeggiare inutilmente, a cacciare animali, cosa noiosissima. Però è realistico. E questo è dove il realismo proprio non ho idea nemmeno di che cosa sia il realismo durante le quest. Saints Row forse è più realistico. Ah, me l'ha dato a zero, gratis. Sarà per questo. Ah, il bimbo non è suo figlio, è il figlio di lei e basta. John solo se la tromba. Credo. Yes, Mary. Molto bello il cavallo di John, eh? Nero con la criniera e la coda bianca. Bello. Il nostro fa cagare, però è veloce. Ti prego, fammi spawnare direttamente là sopra. Madonna di sbadigli. Madonna, questo diventa sempre più ridicolo. A cosa ci serve il fucile che non hai potuto comprare da te? Peccato che noi l'abbiamo preso gratis a zero. Il gioco ce l'ha messo a zero. Vergogna, ridicolo. Ah. Ma poi le munizioni le abbiamo prese. Ah. Ma cosa? Chi? Dove? Qua? Ma devo ucciderli.